Un saluto caro a tutti, pace del Signore. Allora, voglio subito cominciare con dei versetti. In realtà, dovevo leggerli la volta scorsa, poi nel riprendere i miei appunti mi sono reso conto che ho saltato questo verso, questi versetti, ma sono molto importanti per introdurre il pensiero di questa sera. Si trovano nel Salmo 50, versetti 14 e 15. Come sacrificio, offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse fatte all'Altissimo. Poi invocami nel giorno della sventura, io ti salverò e tu mi glorificherai. Gloria al nome del Signore. Parte di qui la mia riflessione questa sera. Perché questa sera voglio appunto parlare del ringraziamento e comprendere, o meglio, rivalutare insieme a voi quante volte in realtà andiamo davanti al Signore con ringraziamento e con lode, perché questo è il modo corretto di presentarsi davanti a Dio. E quindi esamineremo un po' di cose, ma teniamo bene a mente questo versetto. Come sacrificio offri a Dio il ringraziamento. E mantieni le promesse fatte al Signore. Amen. Allora ci portiamo subito nel Salmo 77 e leggiamo i versetti dal 7 al 15. Il Signore ci respinge forse per sempre? Non mostrerà più la sua bontà? La sua misericordia è venuta a mancare per sempre? La sua parola è cessata per ogni generazione? Dio ha forse dimenticato di avere pietà? Ha egli soffocato nell'ira il suo amore? Ho detto, la mia afflizione sta in questo, che la destra dell'Altissimo è mutata. Io rievocherò i prodigi del Signore, sì, ricorderò le tue meraviglie antiche. Mediterò su tutte le opere tue e ripenserò alle tue gesta. O Dio, le tue vie sono sante. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie. Tu hai fatto conoscere la tua forza tra i popoli. Con il tuo braccio hai riscattato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Gloria a Dio. Il Signore ci respinge forse per sempre? È una domanda che fa il salmista e dice anche: non mostrerà più la sua bontà? La sua parola ha cessato per ogni generazione? Dio ha forse dimenticato di avere pietà? Belle le domande che Dio pone all'uomo e anche le domande che l'uomo pone a Dio. In ogni domanda che troviamo nella Bibbia c'è la risposta. Ed è proprio come un dialogo che si realizza fra Dio e l'uomo. Ecco, mi piace leggere queste domande, che sono dei grandi interrogativi, di come anche Dio stesso ci sprona a tornare al suo trono e ad avere una corretta relazione con Lui. Perché è di questo che stiamo parlando, avere una relazione con Dio. Quindi, se noi abbiamo una relazione con Dio, è normale che Lui ci ponga delle domande. Che noi diamo delle risposte, ovviamente, e viceversa. Anche noi a volte poniamo delle domande al Signore, ci interroghiamo su tante cose, ma Dio è sempre pronto a risponderci. Se noi vediamo il contesto di questi salmi, 77 e 78, hanno delle parti comuni. Leggeremo in seguito anche qualcosa dal Salmo 78. Bene, il popolo di Israele, come sappiamo, era stato portato fuori dalla schiavitù d'Egitto. Quindi era stato poi portato nella terra promessa, ha visto aprire il Mar Rosso, successivamente il Giordano e così via. Però, ahimè, il popolo tante volte poi ha dimenticato il Signore. Perché? Perché Dio l'aveva messo in una terra dove scorre latte e miele, perché fosse il suo popolo, il popolo che lo ringrazia, che lo benedice e che lo loda. Però il popolo di Israele più volte ha dimenticato il Signore. E poi si realizza questo. Come ecco.
una mancata relazione fra il suo popolo e Dio perché in qualche modo non vedeva più le risposte di Dio. E io dico che al pari del popolo di Israele, tante volte anche noi nella nostra vita ci troviamo a realizzare come un blocco nelle nostre preghiere e quindi anche un blocco nella nostra relazione con il Signore. Ed è uno dei richiami che il Signore ci fa. Perché la nostra coscienza, il nostro spirito avverte questa sensazione. È ovvio che Dio non ci lascia. Una delle promesse del Signore, della Bibbia, è proprio questa, che Dio non ci lascia, non ci abbandona. Però ecco, nella nostra relazione con Dio avvertiamo appunto che c'è come una nota stonata, qualcosa che non va. E credo che Dio ci voglia parlare in questa sera. E il primo punto l'abbiamo già detto. Come sacrificio offri a Dio il ringraziamento. Forse tante volte non siamo davvero grati al Signore. Tanti giorni, forse presi dai nostri problemi o da cose irrisolte della nostra vita, non abbiamo quel cuore allegro che canta come qualche attimo fa il fratello Biagio stava facendo, perché con un cuore grato stava cantando, a Dio. Ecco, il Signore vuole un cuore di un credente così, un credente che canta, loda, benedice il suo nome. E tante volte ci concentriamo sui problemi, perché non va questo, perché non va quest'altro, e sono quegli ostacoli che comunque fanno in modo che la nostra vita non sia un ringraziamento, un sacrificio al Signore. Ecco quindi che la nostra relazione col Signore non funziona bene. Noi dobbiamo ringraziare il Signore in ogni tempo, come dice il salmista, nei tempi di sole e nei tempi di nuvolosità della nostra vita, nei tempi più bui e nei tempi più risplendenti. Però, come dice qualcuno in TV, se vogliamo far venire un mal di testa al nostro nemico, dobbiamo lodare Dio in ogni momento. Amen. Allora, vado avanti perché ho da leggere ancora dei versetti, ci spostiamo in Giacomo, poi ritorneremo in questi due salmi 77 e 78. Quindi andiamo in Giacomo 4 e leggiamo prima i primi 5 versi, poi leggeremo la parte restante dal 6 al 12 come versetti. Se la regia li può inoltrare, ok. Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra, non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Oppure pensate che la scrittura dichiari invano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Ecco che questa lettera ci spiega qualcosa che riguarda un po' la nostra relazione con Dio. Quindi quando qualcosa non funziona c'è un perché. E Giacomo dice che in qualche modo voi volete spendere nei vostri piaceri. Paolo in altra lettera scrive: che fate? Dopo aver cominciato per lo spirito, adesso volete raggiungere un po' la perfezione in qualche modo con la carne? Perché sì, l'uomo, anche quando è salvato, realizza la nuova nascita, realizza che Dio l'ha amato, che Dio l'ha salvato, però poi ecco, siamo circondati dalle cose che attraggono la nostra attenzione nel mondo, no? Dalle cose materiali. Oppure purtroppo dal nostro io, cominciamo forse a pensare troppo a noi stessi, ed ecco che lì che c'è una parte di quella relazione che comincia a non funzionare correttamente, quando ecco in qualche modo comincia a prevalere il proprio ego, comincia a prevalere il proprio io e mettiamo di conseguenza da parte Dio stesso. Allora bisogna tornare a una corretta relazione, ricordare che chi deve essere onorato nella nostra vita, in primo luogo, è il nostro Padre Celeste, il nostro Creatore. Al pari di Israele, Dio ci ha salvati non perché poi ci dobbiamo sollazzare e vivere la nostra vita
godendo della sua benedizione, ma ci ha salvati perché noi dobbiamo servirlo. E servirlo come? Non solo nel pratico, ma anche nell'adorazione, nel ringraziamento, soprattutto in questo. Ecco allora che si può ripristinare quella relazione che è un po' interrotta. Però ripeto, Dio non ci abbandona, ecco, Dio non sta con una verga a frustarci ogni volta che facciamo qualcosa di sbagliato. Ma io penso che come un padre, Dio ci corregge continuamente, vuole che la nostra relazione cresca sempre con Lui. E ben venga, insomma, anche questo appuntamento di preghiera dove tutti quanti insieme possiamo, non solo questa sera, ma sempre ringraziare il Signore. E credo anche questo, che un programma di questo tipo serve proprio ad accendere questi fuochi di preghiera che poi andranno alimentati giorno per giorno nella nostra vita. Continuiamo comunque la nostra lettura in Giacomo, stiamo sempre al capitolo 4, leggiamo i versi dal 6 al 12. Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore, perciò la scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi di animo. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello o chi giudica il fratello parla male della legge e giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge, non sei uno che la mette in pratica, ma un giudice. Uno soltanto è legislatore e giudice, colui che può salvare e perdere. Ma tu chi sei che giudichi il tuo prossimo? Ok, fin qui la parola di Dio. Credo che in questa breve lettura ci vengono date tante istruzioni. È una parte molto, ecco, intensa della scrittura e andrebbe gustata versetto per versetto e parola per parola. Ma c'è già una chiave di lettura all'inizio dove dice: Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. E quindi parla dell'umiliazione, parla del fatto, ecco, di essere, come diceva Gesù, poveri di spirito in qualche modo, perché abbiamo sicuramente bisogno ogni giorno della sua grazia, della sua mano all'opera. Quindi una delle chiavi è appunto l'umiltà. Infatti l'Apostolo scrive: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Quindi sottomettersi a Dio implica appunto riconoscere che lui è il Padre Eterno, riconoscere che dipendiamo dalla sua mano e contemporaneamente resistere al diavolo. Anche qui vorrei aprire una parentesi, dove ci sono persone che in qualche modo, ecco, stanno lottando con attacchi spirituali e quant'altro. E sembra che a volte hanno difficoltà. Ecco una chiave, ancora una chiave di lettura: sottomettersi a Dio, resistere al diavolo ed egli fuggirà da voi. È una promessa di Dio. Quindi, se noi resistiamo, siamo umili e ci lasciamo lavorare dal Signore, ecco che anche il nemico fugge dalla nostra vita. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi di animo. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete. Quindi significa anche in qualche modo, se c'è qualcosa che non va nella nostra vita, ecco, togliere quella parte di peccato, quella parte che a Dio dispiace, appunto per tornare ai suoi piedi. Quindi la nostra umiliazione è riconoscere la sua mano, ma altrettanto lasciare quelle cose che a Dio dispiacciono. E quindi è un lavoro che il Signore sta facendo. Però ecco, una delle chiavi è appunto quello che vi stavo dicendo, cioè essere umili davanti al Signore e quindi lasciare la superbia, perché c'è scritto: Dio resiste ai superbi, ma fa grazia agli umili. Quindi la superbia è quando noi pensiamo di poter fare tutto, pensiamo che siamo più benedetti degli altri, che siamo più bravi degli altri, che abbiamo capito tutto quanto e così via. Allora,
È un momento in cui cominciamo un po' a barcollare spiritualmente, quando ci insuperbiamo pensando di essere arrivati chissà in quale podio, lì arriva un po', ecco, non dico la nostra rovina, ma sicuramente una nostra instabilità spirituale. Dio ascolta una preghiera umile, Dio ascolta la preghiera di una persona sottomessa alla sua parola e che vuole con tutto il cuore servirlo e onorarlo. Amen. Leggo anche velocemente dei versi che si ritrovano nel Vangelo di Matteo, capitolo 15, versetti 8 e 9. Non so se la regia riesce a mandare velocemente, altrimenti li ho annotati su un foglio. No, Matteo 15, chiedo scusa, Matteo 15, versetti 8 e 9. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Vedete, anche il nostro servizio nel pregare è importante questo. Questo popolo mi onora con le labbra. A volte si può arrivare anche a recitare delle preghiere, invocare Dio in maniera meccanica. E ieri il Signore mi parlava appunto su questo. A volte noi abbiamo anche, al nostro modo di fare, delle preghiere un po' ripetitive. Noi siamo i primi, no, ad aver insegnato di pregare col cuore, no, senza le preghiere insegnate, quelle scritte su fogli, imparate a memoria, dette tante volte. A volte ammettiamo anche le nostre preghiere, in qualche modo diventano meccaniche. È come quando ti presenti in uno studio professionale, che ne so, di un medico, di un avvocato, dove tu ti rivolgi per un consiglio professionale e quindi c'è un certo distacco. A volte, perdonatemi, ci rivolgiamo a Dio così. Dio invece è il nostro Padre. Dio si aspetta che noi andiamo con Lui con un cuore grato, proprio come figli, con semplicità, con umiltà, come abbiamo detto, e parlare riconoscendosi la sua maestà, la sua signoria, ma come figli, non come andando a fare una consulenza da un professore, da un medico, qualcuno a cui dove andremo a pagare la consulenza e avremo il nostro servizio, ciò che ci aspettiamo dal consulente. No, non ci possiamo rivolgere così a Dio. Torniamo ancora al versetto principale. Come sacrificio offri a Dio il ringraziamento. Quindi andiamo con un cuore libero al Signore, che è pronto ad ascoltarci, ma pronto anche in qualche modo a formarci quando magari la nostra vita comincia ad assumere una forma che a lui non piace. Amen. Quindi Gesù dice: invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. E dice anche: il loro cuore è lontano da me. Quindi questa sera riprepariamo i nostri cuori, rimoduliamo i nostri cuori per andare al Signore e avere con lui finalmente un dialogo come Padre Celeste e Figlio, perché Lui ci ha resi Suoi figli. Importante comprendere questo quando ci presentiamo a Lui. Bene, leggiamo allora gli ultimi versetti del Salmo 78 e ci portiamo alla conclusione. Salmo 78, versetti 7 e 11. Perché ponessero in Dio la loro speranza e non dimenticassero le opere di Dio, ma osservassero i suoi comandamenti. Tutto ciò per non essere come i loro padri, una generazione ostinata e ribelle, una generazione dal cuore incostante, il cui spirito non fu fedele a Dio. I figli di Efraim, gente di guerra, buoni arcieri, voltarono le spalle il dì della battaglia. Non osservarono il patto di Dio e rifiutarono di camminare secondo la sua legge. Dimenticarono le sue opere e i prodigi che egli aveva mostrato loro. Amen. Quindi questa parte ricomincia così: perché ponessero in Dio la loro speranza? Allora, se in qualche modo il popolo di Dio si era un po' allontanato da Dio, abbiamo detto bisogna tornare all'umiltà, bisogna tornare a un cuore semplice. E se Dio ci ha richiamato nella nostra vita in qualcosa che
è contro la sua volontà, che non è perfettamente nel suo volere, o addirittura contrario al suo insegnamento, torniamo a lui, ravvediamoci e torniamo con un cuore sincero, un cuore umile, perché possiamo lodarlo come nostro padre e ringraziarlo. Concludo con il verso con cui è cominciata questa meditazione del Salmo 50, come sacrificio offri a Dio ringraziamento e mantieni le promesse fatte al Signore. Poi invocami nel giorno della sventura e il Signore dice: io ti salverò e tu mi glorificherai. Amen. Con questo sentimento andiamo al Signore affinché possa modellarci. Amen. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria a te, Padre. Gloria al tuo santo nome. Signore, questa sera vogliamo ringraziarti insieme ai fratelli, insieme a quanti ci stanno seguendo. Vogliamo ringraziare e benedire il tuo nome. Vogliamo che tu possa ancora parlare alla nostra vita. Se noi, Signore, se è creata della superbia, Signore, un sentimento di sufficienza, Signore, di superiorità, voglio tu parlare al nostro cuore affinché invece possiamo essere umili. Per ascoltare la tua voce, Signore, per ascoltare la tua parola. Signore, e non vogliamo essere come i farisei, Signore. Gesù gli disse loro: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Signore, non vogliamo essere così. Noi vogliamo avere delle labbra che confessano il tuo nome e un cuore umile verso di te, un cuore disposto verso di te per ringraziarti, per benedirti. Vogliamo ritornare, Signore, al vero ringraziamento, alla vera lode. Signore, in questo momento mi auguro che anche i fratelli a casa stiano innalzando il tuo nome. Voglio che tutti insieme innalziamo il tuo nome, Signore, perché in questa nazione si possa dire: in Italia si innalza il nome del Signore. Anche quanti sono collegati fuori dal territorio nazionale possano innalzare il tuo nome, che in questo momento si levi una lode sincera a te, Signore, non delle labbra che dicono delle cose in modo meccanico, Signore, ma delle labbra che confessano il tuo nome, dei cuori che ti innalzano, ti benedicono, Signore. Alleluia, Signore, benedetto sei tu, Gesù. Grazie per ogni cosa che ci hai donato. Grazie per come ci hai condotti fino a questo momento, Signore. Grazie per come hai provveduto in ogni cosa. Grazie per come tu ci hai dato il tuo figliuolo per poterci salvare, perché attraverso il suo sacrificio, il suo sangue, la sua croce, siamo stati salvati, riscattati, Signore. Abbiamo motivo di gioire, di benedirti, Signore, di ringraziarti. E che ancora, Signore, in questa nazione, in questa sera, si possa sentire nei cieli che stiamo innalzando il tuo nome, Signore. Alleluia, alleluia. Alleluia. Signore, se in qualche modo la nostra relazione a volte è compromessa, Signore, sentiamo che le nostre preghiere non hanno una risposta, noi vogliamo questa sera tornare tutti a te, perché possiamo ascoltare la tua parola, Signore, e metterla in pratica. Alleluia. Benedetto il tuo nome. Signore, benedici le famiglie che sono collegate, benedici i fratelli che ci stanno seguendo. Riempi la loro vita con una nuova unzione. Signore, abbiamo bisogno di una nuova unzione di Spirito Santo. Signore, non possiamo avere delle labbra, Signore, che non ti onorano, Signore, dei cuori lontani da te. Noi vogliamo dei cuori forgiati dallo Spirito Santo, ripieni di Spirito Santo. Per la grazia di Gesù, Signore. Alleluia, alleluia. Parla ancora ai nostri cuori, conduce ogni cosa in Cristo Gesù. Amen.